Osier to Sweet su Radio DJ. Vediamo Nicola che è in tempo. Allora, volevo dire ai radioascoltatori, il Trio Medusa ha una macchinetta del caffè, non diciamo c'è, niente. Mi hanno appena offerto il caffè più cattivo, bravo, della mia vita. Ci teniamo, lo diciamo, ma guarda, grazie, lo diciamo da anni. Cioè, ma era di una cattiveria rara proprio. Abbiamo provato, cioè, a cambiare anche cialde. Cioè, non c'è niente da fare. Niente. No, volevo che il mondo sapesse. Però ci cascate tutti, cosa, perché sì, ci, però ci teniamo. Dirti, fa l'effetto che deve fare, perché ti sveglia, ti dà due schiaffi. Certo. Ragazzi, che merda. Ma sarà vero quello che è in bocca. Esatto. Quando hai finito, analisi del sangue. Mi raccomando, verifica che sia tutto a posto. Chi frequenta abitualmente questo studio rifiuta, guarda, il chef no, lui fa no grazie, no grazie. Voi non volete un caffè, ragazzi? No, grazie, no, come se l'avessi. Allora, bentornati, bentornati ragazzi. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Senti, allora, la domanda che facciamo subito a Chef Firo, chiaramente se volete fare la vostra, 342-0000-700 è sempre quella lì. Ma la maturità in Giappone esiste, ce n'hai già parlato. Mamma mia, esiste maturità, proprio una cosa molto seria in Giappone. Ah sì? Perché scuola finisce di solito ad aprile, fine ad marzo, aprile, sì, fino sì, a marzo, sì, aprile. L'anno è diverso dal, sì, nostro. Nel momento della massima fioritura del ciliegio, okay, che è quel momento provano, tentano di passare questo esame. Però per noi maturità non è fondamenta, perché è più importante che entrare nella scuola, all'università, università, per esempio scuola superiore, scuola media, addirittura esiste anche per entrare scuola elementare ormai. Ah, un esame per entrare elementare. Sì, quindi competizione nasce già da sei anni di bambini, già. Accidenti, ah, c'è già in competizione. Ma non è solo per, chiuso, è per scegliere la scuola migliore. E infatti, diciamo, per scegliere la scuola migliore, più o meno di solito in generale che è concorso di 100 persone, 100 studenti, loro fanno concorso e poi arrivano 1000 studenti, cioè uno su 9 yeah, persone che non possono entrare nella scuola, quello che è prezioso, diciamo così. Certo. Quindi competizione giapponese, ma una cosa ma proprio massacrante proprio. E tu ce l'hai fatta? C'ero fatto. Ah, okay. Secchione proprio ce l'ho fatto, che, per... cioè, quindi dalla scuola, diciamo, che cos'è il vostro liceo, chiamiamolo così, sì. Ma liceo, sì. Se sei passato a quale università? L'università è abbandonato perché io non ce l'ho fatto. Ah, addirittura, perché cioè, sei riuscito a entrare, hai tolto il posto a uno che doveva entrare e hai mollato. Non ce l'ho fatto perché allora la mia generazione oggi siamo un po' fortunati e comunque c'è opportunità di andare in università. Certo. La mia generazione proprio era un disastro, economia, crisi, economia. Uh-huh, certo. Quindi dovevo prendere un pochino di, come posso dire, il lavoro, sì, come se io fosse uno... Ci devi sostenere, pagarti. Infatti, quindi ho scelto di andare in studio, quindi della cucina, principalmente Accademia della Cucina. Accademia della Cucina. C'è una canzone che cantate la notte prima degli esami. Ah, che bello, sì, canzone, sì, del ciliegio, Sakura. Sakura, Sakura, imasaki hokoru, toa ni zanzameku, hikari o abite. Ora, io mi ricordo, questa è la traduzione. No, ma difatti, ragazzi, cioè, avevo in testa quell'altra, sì, canzone, ma mettigli un cappello, gli occhiali, sembra di sentire Venditti che cantava giapponese. Che cosa dice questa canzone? No, cosa proprio dice? Canta Sakura, ci dice filosofia di fioritura di ciliegio, che fioriscono veramente pochi secondi. E poi loro se ne vanno. Okay. Però un giorno ritorneranno, dopo un anno, ritornano, rifioriscono. Quello che è un paragono dell'incontro, momento intenso della gioventù. Gioventù. Infatti ricordiamo anche il ricordo della infanzia, il ricordo del passato, studio, quello che ha camminato insieme con gli amici, certo, stretto un piccolo amore. Quindi beh, come veramente notte prima degli esami. Senti, è bello perché tu prima hai detto, ma ho perso un po' del mio accento giapponese. Certo, perché no, sembri romano. Sembri proprio romano, guarda. Ma è incredibile, proprio. Poi, per un attimo, intervento, cappello e occhiali e sembravi sentire parlare Venditti.
vi siete messi all'ascolto adesso a Radio DJ 938 è Chef Hiro. Dove c'è, bravo, specifica, cioè, lui è giapponese, cioè, giapponese. Sì. Anche se ogni tanto se ne esce con qualcosa di romano. No, invece le tue radici rimangono comunque ovviamente molto ben saldate in Giappone. Ok. Non sai come Alice Merton, che invece ha detto: no, no, io no roots, ragazzi, niente radici. Chiamate Roma 3131 su Radio DJ al 342-00-00700. Ricky ci segnala che ha letto un articolo che parla della selezione appunto per le scuole, per accedere alle scuole giapponesi, che sta diventando un problema molto serio, perché questa competizione così accesa provoca nei ragazzi e nelle ragazze talmente tante... Tanta anche depressione. Ansia. Sì, ansia. Partita. Sono partiti partita. Di Coldplay. Abbiamo sentito di Coldplay. Noi sì, di Coldplay. È così, Iro, cioè che i ragazzi e le ragazze sentono tanto questa pressione proprio. Quindi io cerco di sempre incoraggiare proprio. Nel momento incoraggiare, sculacchiare. Cerchi di inculacchiare. Ogni tanto torna giapponese. Ogni tanto non capisco. Voglia di incoraggiare. Questo è il mio motto proprio. Okay. Cerco di incoraggiare. Ci sono Letizia, che vabbè, l'avete riconosciuta, e poi c'è Chef Hiro, e tanti dicono: sembra Alessandro Borghese. Ma tu sai fare l'imitazione di Alessandro Borghese? Signori, lo spaghetti alla calabonnara. Ma guarda che l'accento romano ormai ce l'hai proprio dentro. È proprio tuo. Cioè, io se chiudo gli occhi ho un flash. Io spero che qualcuno lo farò io verso dopo, facciamo un video e lo mandiamo ad Alessandro. Alessandro e Max Giusti. Allora, c'era una domanda per te, sentiamola. Arriva. Buongiorno trio. Buongiorno. Io volevo dire a Chef Hiro che, a parte che è adorabile, ma poi mio fratello andrà in vacanza in Giappone ad agosto. Non morirà di caldo? Secondo me è pericolosissimo il Giappone ad agosto. Beh, pericoloso non lo so, sicuramente fa un caldo fotonico. Ma caldo umido, soprattutto umido, perché temperatura se stessa è 30 gradi, ma umidità proprio. Cioè, esiste un posto più umido di Roma qui. Ma ancora di più. Tutto il mondo chiamano vaporiere. Vaporiere. Sì, perché mo pieno di vaporiere. Sì, perché io racconto questa storia che mi ricordo della infanzia, che veramente vetro da finestra, la mattina, pomeriggio, più o meno quel momento che creava gocciolino di acqua. Cioè, quante umidità che ha, quasi 100%. Da fare la condensa. Condensa pesante a estate. No, io ricordo anche appunto Kyoto, per salire, insomma, diciamo, sul, come si chiama adesso, non so, il monte. È stato un incubo. Non ho mai sofferto così tanto il caldo in vita mia. Una roba veramente inaccettabile. Però unico, in teoria unico, diciamo così, gli italiani riescono a resistere in Giappone questa umidità, perché è abituato a mangiare, gustare mozzarella. Questo si chiama sindrome della mozzarella. Mozzarella fresca è così buono, fresco, bianco. Quando metti forno, temperatura un pochino rialzata, cosa succede? Si scioglie. Per quello gli italiani comunque riescono a resistere questa temperatura. Quel sillogismo fra il fatto che noi mangiamo la mozzarella e riusciamo a resistere alle temperature alte. Perché gli italiani sono abituati alla mozzarella filante. Capito? Quindi... Perché, e poi sa questo, come posso dire, no? Sentimento, sensazione della mozzarella. Gli italiani sapete questa cosa. E quindi ti senti una mozzarella. Io sono mozzarella, quindi resisto questa temperatura calda. Possiamo fare una domanda a Letizia? Ma ha fumato? Sì. No. Direi che è al naturale. Ti ho anche davanti, però sto facendo una fatica. Prendendo spunto dal prossimo gruppo, sappiamo benissimo che sui super alcolici i giapponesi sono fortissimi. Adesso va tantissimo il gin giapponese, neanche il whisky, il gin giapponese, che è spettacolare. Ma vini giapponesi invece? Sì, adesso stiamo lavorando tanto in questo momento il vino giapponese.
Bianco rosso? Tutti e due, tutti bianco rosso. Okay. Insieme. Insieme, con aiuto di, ovviamente, con aiuto di italiani che ovviamente vanno a insegnare come si fa uva, come si fa produzione di vino. 10 anni fa, rispetto a 10 anni fa, è migliorato tantissimo vino giapponese. Su che cosa siete forti? Lo sai? Cioè, ti viene un... Ma di solito Riesling, a base di Riesling. Quindi bianco. Sì, perché in Giappone primavera e estate piove tanto. Quindi, contrario di Italia, manca sole, manca quello asciutto mediterraneo, clima mediterraneo, quindi ovviamente adatta a tipologia. A quel tipo. Curioso veramente di assaggiare un vino giapponese, sì. Perché su, appunto, sui superalcolici abbiamo detto whisky, ma anche il gin, ragazzi, il sake. A proposito di vini, per l'appunto, mettiamo in Negramaro, sono le 9.47, questa è Radio DJ, chiamate Roma, 3131. 950, ultimo disco per oggi, luna piena Negramaro, sentite che bello questo messaggio. Voglio, vi prego, regalatemi uno chef Fido, un bonsai di chef Fido, me lo voglio mettere sul comodino, lo giuro, mi svolta la giornata, vi amo. Anche noi amiamo lui. Non solo, oggi abbiamo scoperto. Sappiamo che parla benissimo romano. No? Ma certo. Possiamo fare la versione di Sesso e Samba con te. Ma certo. anche se adesso ti sei trasferito. Quindi... Giusto. Dove sei andato a vivere? In Umbria, giusto? Umbria. Proprio Umbria. Umbriacone. Quindi ogni giorno Umbriacone. Proprio. Vediamo un pochino. Ma allora si spiegano un po' di cose. Che cosa fate quest'estate, ragazzi? Tanti show cooking, ovviamente. Che sì, potete un po' trovare... di show cooking, però più a settembre. Adesso faremo un po' di taverne. Quando i lavori saranno finiti della vostra mansione ormai. Sì, sì. Ve lo faremo sapere e vi invitiamo tutti nella nostra casetta nel bosco. Perfetto. Comunque seguite i social, chiaramente l'account di Chef Firo, e trovate tutte le iniziative. Recentemente sei stato anche al City Life, se non sbaglio. City Life bellissimo. Ma veramente figa. Tac. Vedi, adesso è milanese. Allora vi devo appuntamento sui nostri social, dove tra poco Chef Firo farà l'imitazione di Borghese. Quella che si può fare. Grazie Lady, grazie per essere stati con noi quest'anno, chiaramente sarete con noi anche il prossimo anno. Grazie davvero, grazie a tutti. Linea un po' a Milano e un po' qua. Quindi liberiamo lo studio e arreggiamo il locale. Ciao a tutti, a domani.